Dunque, buongiorno a tutti, sono Betty Piotto del Dipartimento Difesa della Natura dell'ISPRA. Voglio fare anch'io ringraziamenti, prima di tutto a voi che siete tanti. Ci sono stati dei problemi perché insomma, c'è stato forse un overbooking. Comunque questo ci fa piacere perché vuol dire esattamente che l'argomento interessa. Un altro ringraziamento è ovviamente all'INEA che ci ospita, e c'è questo rapporto di confluenza, di interessi, ma comunque loro sono sempre molto disponibili. Poi voglio ringraziare il Ministero dell'Ambiente che sta qui come osservatore e farà quindi le conclusioni, perciò questo è molto importante, che il Ministero dia un'occhiata a questi lavori. E poi il Ministero ha fatto anche la presentazione del nostro volume, per questo siamo grati. E poi grazie tante agli artisti che ci accompagnano, Anna Maria Ulicino, pittrice botanica, Veronica Lorenzetti che sta lì seminascosta, anche lei è una pittrice botanica, e guardate che la pittura, il disegno botanico è uno strumento importantissimo, perché quando uno mette in mano a un ragazzo una lente di ingrandimento e lui vede che cosa c'è in natura, si stupisce, e questo stupore rimane per sempre. Questo me lo dicono loro perché lo fanno, ma sono convinta. Poi il bello fa bene all'anima, e quindi noi gli artisti ci riteniamo molto cari. Loro hanno collaborato con noi e continueranno a farlo, io spero. C'è anche Duilio Ferrante, che non vedo, sta da qualche parte. Può alzare la mano, Duilio? No, se n'è andato. Comunque Duilio Ferrante è un lavoratore in alto, eccolo. Lui è un artista del legno, il legno è un materiale naturale, nobilissimo, e fanno delle cose belle. In realtà dovevano portare dei fiori, però logisticamente era impossibile farli entrare, perciò hanno portato gli ombrelli, che sono più in relazione con la giornata. Poi ovviamente voglio ringraziare tutti i colleghi dell'ISPRA che si occupano di comunicazione e di organizzazione di eventi. È una cosa, questo supporto è molto importante. Uno per tutti, voglio ringraziare Sabrina Farris, che in questi giorni si è fatta in quattro, quindi noi questo lo apprezziamo molto. Anche i colleghi del web che veicolizzano le informazioni, e questo sapete quanto è importante. E ovviamente il Dipartimento di Difesa della Natura, nei miei superiori che ci hanno creduto in questo lavoro, e la segreteria nella figura di Claudia Dovidio che ci ha supportato. E siccome stiamo in epoca di elezioni, vi chiediamo di darci un voto. Vi hanno dato probabilmente delle schede molto semplici da compilare, che servono a noi per migliorare il nostro lavoro. Non sono obbligatorie, le potete consegnare in uscita. Comunque, insomma, sono elementi che fanno capire dove stanno gli errori. Dunque, andiamo a noi. Il 22 maggio è stato il giorno mondiale della biodiversità, che quest'anno si è gemellato con l'anno internazionale della cooperazione idrica. Quindi biodiversità e acqua risparmiata, che sono due elementi fondanti anche della tecnica dell'uso di specie spontanee, erbacee, mediterranee. È così lungo che lo taglierò. Noi pensiamo che sia necessario, assolutamente necessario, che la natura, che il paesaggio entri in città. Il paesaggio deve entrare in città per mille motivi, perché intanto, come è stato detto, in città abita la maggior parte delle persone del pianeta, quindi praticamente è in città, la città è il laboratorio dove si deve imparare a conoscere e difendere la natura. Poi va ricordata, come è stato detto anche prima, però va ricordato perché è importante, la legge numero 10 del 2013, che è sugli spazi verdi urbani, che è molto che fa molta leva sull'uso di specie spontanee.
E questo pensiamo appunto che questa tecnica nell'ambito di questa legge possa avere spazio. Poi è bene sapere che anche a livello europeo c'è una strategia delle infrastrutture verdi. Le infrastrutture verdi, detto così, pare chissà che è un concetto che ingloba i corridoi ecologici, che in sintesi è la connettività del verde. Il verde deve essere una cosa continua, deve entrare e uscire dalla città, la connettività non deve mai interrompersi, perché quello è la strada, semplifico, la strada in cui si muovono le piante, gli animali, e c'è il flusso genico. L'isolamento del verde è quanto mai deleterio. Dunque, allora andiamo al lavoro nostro, siamo venuti apposta. E questo lavoro è stato lungo, laborioso, è stato fatto di tutto per dare dello stato dell'arte, degli elementi, però c'è da dire che l'uso di piante erbacee spontanee non è una cosa molto frequente in Italia. Se lo è nei paesi del nord, non lo è in Italia. Se lo è in Italia, semmai si trova al nord e non nell'Italia calda, nell'Italia mediterranea. Ecco perché abbiamo voluto portare il problema nelle zone più critiche. Però questo non significa che sono tutte soluzioni, anzi si pongono dei problemi, si pongono dei dubbi che noi vogliamo proprio discutere, interagire con voi. Per poter interagire con voi e per essere rispettosi del tempo, come siamo stati nella partenza e vogliamo esserlo anche nella chiusura, risparmieremo del tempo non facendo interruzioni. Le interruzioni ve le fate voi, uscite, vi prendete il caffè, fate quello che vi serve. Noi continuiamo a lavorare e faremo almeno 3 interruzioni per interagire con domande e risposte, perché noi quello che vogliamo è il dialogo, non vi vogliamo sommergere di cose, di quanto siamo bravi, ma vogliamo arricchirci tutti e tornare a casa con qualche elemento in più. Detto questo, io presento gli autori che vengono da... Oddio, ci sono delle persone che vengono anche dalla Spagna, io non so se sono arrivate, da Palermo, da Vicenza, da Firenze, da Massa, quindi insomma l'interesse c'è. E gli autori sono in ordine alfabetico, perché non vogliamo fare questione di starring. A Stefano Benvenuti dell'Università di Pisa, Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie. È l'unico maschietto, l'unica vittima. Francesca Brenzi all'inizio del tavolo, CNR, Istituto per lo Studio degli Ecosistemi, sede di Pisa. Rosa Di Gregorio e Daniela Romano. Rosa Di Gregorio non c'è, Daniela Romano, tutte e due sono dell'Università di Catania, Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari, e Betty Piotto, ISPRA, Dipartimento Difesa della Natura. Ora lascio a loro il grosso.